Il palazzo baronale Serafini Sauli si staglia nel centro di Tiggiano. Come buona parte degli edifici feudali di Terra d'Otranto, la struttura ha svolto nei secoli le funzioni difensive e di residenza nobiliare ed ha subito nel corso del tempo molteplici modifiche architettoniche. Al 500 risale il profilo dell'antico torrione di difesa, poi inglobato nel corpo del palazzo seicentesco. Ancora oggi sono visibili le caditoie disposte in cima alla struttura e il piccolo campanile a vela. Interessante è il balcone di rappresentanza, scolpito e intagliato in caratteristiche iconografie barocche, che fanno da cornice al monogramma dei baroni Serafini Sauli, feudatari di Tiggiano. Dal 1985 l'edificio è proprietà comunale e ospita diverse realtà culturali, come la biblioteca, la sala conferenze e il museo. Il palazzo mostra al suo interno ambienti ampi e luminosi, ravvivati dal colorato e pregiato pavimento in maiolica. Nella sala di rappresentanza oggi si riunisce il Consiglio Comunale di Tiggiano. Da qui si può accedere all'antico oratorio del palazzo, dove fa mostra il raffinato altare rococò intagliato nel lecciso. Nei vari interni del palazzo si colloca il Museo della Civiltà Contadina. Qui sono conservati numerosi oggetti e attrezzi tradizionali risalenti al secolo scorso, retaggio del mondo agricolo e rurale salentino. È possibile ammirare la ricostruzione di una tipica camera da letto del passato, con l'esposizione di un telaio originale per la tessitura. Un tempo le donne salentine realizzavano, grazie a questo strumento, i corredi e i capi d'abbigliamento per la famiglia. Grazie al protocollo d'intesa firmato dal comune e dai coniugi Mirren Eckford, le sale del palazzo accoglieranno il nuovo Museo del Cinema Western, incentrato sulla cultura cinematografica italiana dello spaghetti western.